Sconsigliati soprattutto abbigliamento traspirante e scarpe idonee, quindi scarpe da running che siano specifiche per correre su strada e quindi assorbire meglio gli impatti sul terreno. Il segreto per il benessere dell'intestino è respirare bene. Quindi se impariamo della ginnastica respiratoria, quindi un esempio può essere in un minuto prendere aria 2 secondi, espirare in 4, questo ha effetti sul vago, quindi sul tono viscerale, abbassa un coefficiente che lo stress. Il respiro è il telecomando del cervello, on off. I 6 consigli per il vostro benessere. Il primo è fare almeno 10-20 minuti di camminata al giorno, quindi tranquilli, ognuno parte al proprio livello, non facciamo prigionieri. Creiamo occasioni di movimento, evitiamo l'ascensore e prendiamo le scale dove possibile. Abbigliamento per i tuoi allenamenti, scegli sempre indumenti comodi e traspiranti, già l'abbiamo detto. Tutto questo ha effetti, quindi anche sul fatto che siamo più freschi se sudiamo adesso che inizia a fare più caldo e quindi non ci ammaliamo. Idratazione è fondamentale perché il corpo è fatto del 75% di acqua, anche il peso del cervello, quindi la prima colazione lo sanno bene i nutrizionisti, per il cervello è bere 2 bicchieri d'acqua. Appunti, scrivere un diario di allenamento può essere di aiuto come coaching, come motivazione a eseguire correttamente 2 o 3 volte a settimana un po' di attività fisica. Dedicati del tempo, trova un momento per te, quindi il tuo segreto sei te, quindi organizzati. Teamwork makes dream work, il lavoro di squadra, è quello che abbiamo fatto oggi con Salvatore, con Lavinia, col dottor Alfaro, la dottoressa Rocco, è frutto di un lavoro di squadra. Noi ci crediamo, abbiamo una grande passione per la scienza e se siamo qui è per trasmettere passione. Questa è una massima, un proverbio cinese col quale voglio salutarvi, che è il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura. Grazie.